Signori, bentornati cari nel canale dello Zio Marotto. Oggi raga, torniamo con Arston. Quindi dopo la sorpresa di ieri, per chi non l'avesse vista, della new entry nel canale dello Zio, oggi raga torniamo su Arston e mi sono lasciato per il fine settimana, raga. Il tier 1 che non ti aspetti, raga. Quel mazzo che io ci avevo visto lungo quando ho fatto il Meta Tyrus, perché sapevo di quanto una carta come Zephyrus potesse ampliare la forza di quel deck. Raga, vi assicuro, l'ho stragiocato sta settimana. Probabilmente potrebbe essere uno di quei mazzi per cui, se io oggi dovessi fare una guida, la farei volentieri. Ci sarebbe tantissimo materiale su cui parlare, e se voi siete interessati a imparare bene questo deck, potrei anche farlo. Sicuramente oggi vi darò più informazioni possibili, raga. Sto parlando dello Shirvalla Olivrath Paladin. Raga, un mazzo che io non definirei neanche OTK, perché la maggior parte delle volte raramente fate l'OTK. Spesso e volentieri, raga, vi servono combinazioni di carte, quindi lo chiamerei più combo contro il deck che un vero e proprio OTK, perché in molte situazioni, in molti matchup, i 25 danni della combo non possono, no, non bastano. Invece in altri matchup bastano e avanzano. Quindi comunque in generale io non lo chiamerei OTK, ma questo solo a titolo semplicemente informativo. Raga, attualmente, e lo posso dire tranquillamente, è il mazzo più skill-based dell'intero meta. Non so se sia addirittura il mazzo più skill-based di sempre di Arson, ma sicuramente si classifica in quella zona là. È uno di quei mazzi, raga, che se voi non imparate bene a giocarlo, se voi fate dei misplay, se voi non state concentrati, perdete inesorabilmente, non c'è modo, raga, per cui la fortuna possa abbracciarvi, a meno che veramente non tirate un'ira sacra completamente a caso con Shirvalla nel mazzo e non avete Shirvalla nel deck. Mi sembra più una situazione da Trollden che una situazione reale di vita che possa succedervi. Sicuramente non succederà a me. Raga, tutto questo per dirvi che assolutamente il mazzo è skill based. Assolutamente, se siete interessati ad impararlo, ad aumentare il vostro livello di skill, o comunque vi appagano questa sorta di deck, vi assicuro che vincere una partita con Shirvalla Paladin, oltre a prendere sempre bella giocata da parte del vostro avversario, raga, vi sentite appagati a mille, perché è un mazzo che veramente veramente dà soddisfazioni. Raga, andiamo a vedere nello specifico la lista che ho fatto io. Allora, carte chiave del mazzo, raga, voglio cercare di essere il più veloce possibile sul deck e magari parlare in gioco. Cristallogia, raga, una carta che cercate sempre al Mulligan. Vi fa pescare innanzitutto il vostro turno, unico turno 1 praticamente, perché la Sierra Elfica non la volete giocare sicuramente di turno 1. E vi fa prendere i minion con 1 di forza. I minion con 1 di forza quali sono, raga? Sono una Sierra Elfica, Forgia Cristalli Gangor, fondamentale, raga, per curarvi, Ingegnere Novizia, che potete anche tenere al Mulligan e giocare di T2, Thalnos, che è forte anche in uomo con il vostro spell damage, quindi con carte come Consecrate e Martello dell'Ira e Accolito del Dolore. Io attualmente ci sto giocando questa lista da diverso tempo, raga, vi dico semplicemente lo score, il mio score con questo mazzo di questa settimana: 12-3 il ladder, oltre l'80% win rate. Lo sto giocando su Battery, quindi sto facendo un mini torneo sta settimana. Sono 11-3 con questo deck. Score pazzesco. Oggi in allenamento con alcuni miei compagni di squadra abbiamo fatto una piccola sessione di ladder 6-1. Quindi, raga, cioè, lo score di questo mazzo, se imparato bene, è qualcosa di pazzesco, qualcosa di veramente incredibile, fortissimo. Altre carte chiave, raga, per pescare. Innanzitutto Piromante. Piromante può rimuovervi le board, e come utilizzare del Piromante sarà il l'ago della bilancia che deciderà molto spesso come e quante partite vincerete. Perché, raga, il piromante è il vostro AoE, ma il vostro AoE in combinazione, quindi da solo può servire poco. Situazionalmente può fare giocate incredibili, può farvi pescare una carta se avete l'accolito in campo o Thanos in campo, può rimuovervi l'intera board nemica semplicemente giocandolo in combo con Equality oppure in combo con Raggio Riduttore. In questo mazzo gioco doppio Raggio Riduttore, che attualmente la trovo la removal core del deck,
Ho provato a giocarla in 1x, assolutamente secondo me ci va messa la seconda. Innanzitutto carta fortissima, peraltro nel matchup contro Combo Priest questa carta è devastante, la cercherete al Mulligan sempre contro Combo Priest. Quindi vi dicevo che Pyro con Equality e Coraggio Riduttore può farvi belle giocate, ma situazionalmente potrebbe andarvi a rimuovere un minion che ha 4 di salute, quindi magari fare Pyro con 6 mana. Martello dell'ira su un minion che ha 4 di salute e con il danno di Pyro completare il trade oltre a pescare la carta. Quindi capite bene che pescare le carte sono la chiave di sto mazzo. E per questo motivo, ragazzi, giochiamo Lente. Lente prismatica, carta che tendenzialmente tenete al mulligan in qualsiasi matchup, anche contro aggro può darvi delle bellissime giocate. Perché, raga? Perché giocate, a parte Shirvalla, giocate tutti i minion bassi e di costo, vi andate a switchare la forza delle vostre magie, quindi magari andare a trovare un raggio riduttore a 2 mana o andare a trovare una Gonzak a 2 mana è una grandissima play, combo sempre da mettere con Piromante. Ira Sacra ovviamente è la carta chiave per la nostra combo, raga, e discutere della combo sarà un argomento importantissimo, perché sapere in quale matchup vincete di combo o tutte e due le combo, sapere in quale matchup vincete con una combo solo, quindi vi potete addirittura permettere di giocare un'Ira Sacra per pescare o per traddare un pezzo in board. Queste sono cose importantissime che verranno solo ed esclusivamente col tempo, masterando il mazzo, acquisendo abilità e esperienza col deck. Quindi oggi cercherò di dirvi più informazioni possibili per usare il mazzo, però sicuramente tutte queste info, raga, avrebbero bisogno di essere rinchiuse in una guida ben dettagliata. Speriamo di trovare qualche partita particolare dove farvi vedere comunque le molteplici win condition. Raga, una delle win condition di questo mazzo che secondo me ha fatto diventare questo mazzo un top tier è Zevris. Zevris copre tutte le situazioni che questo mazzo soffriva. Zevris può darvi un silence, Zevris può darvi uno spaccarma, Zevris può darvi Twisting Nether, quindi un'altra OE importantissima. Zevris può darvi i danni che vi mancano per uccidere un Control Warrior. Dopo che gli avete sparato 50 danni di combo, Zevris può darvi gli ultimi 8-10 danni. Quindi, raga, Zevris è devastante. Peraltro, in alcuni matchup potete addirittura pensare di giocare Zevris più volte giocando banchiere su Zevris. Quindi, veramente, cioè, avete tantissime play, tantissimo skill decisioning da parte del giocatore. Ogni volta che giocherete questo mazzo diventerete sempre più forti. Non ci sarà un limite massimo dove ok, siamo arrivati. Raga, sto mazzo si cresce sempre, si diventa sempre più bravi mano a mano che lo si usa. Ovviamente doppio spadone, raga. Spadone secondo me è una carta chiave. Comunque un drop a 4 che voi farete quasi sempre di quarto turno vi può anche curare, quindi aiutare a curarvi magari in combo con Ingegnere Novizia. Carte come il Lampo di Luce, oltre che pescare in combo con ovviamente non era l'ingegnere Novizia, ma il Forge Cristal di Kangor. Con Kangor possono curarvi bene, perché Spadone può curarvi di 4, e con il Lampo di Luce invece può curarvi di 8 Forge Cristalli. Quindi prima di tirare Forge Cristalli pensateci bene. In alcuni matchup potrebbe essere forte giocare Forge Cristalli più Shirvalla per curarsi di tanto e magari ributtarsi Shirvalla nel deck con banchiere, quindi non per forza fare la combo. Ragazzi, ci sono dei matchup che non si vincono per forza di combo, dove una play del genere, una tempo play del genere potrebbe bastare per vincere. Mi vengono in mente alcuni aggro come Zolok, come Mech Hunter o mazzi del genere che sicuramente non vincete di combo. Altra carta fondamentale per cui questo mazzo esiste è Pausa, ragazzi. Il consiglio che vi do io su Pausa è giocatela solo e esclusivamente se siete costretti. Cioè, Pausa è una carta troppo forte per buttarla di turno 5 perché vi volete svuotare la mano. Capito? Questo è il discorso. Quindi, Pausa, occhio a come la usate. Per il resto, ragà, penso che possiamo andare a vedere il gameplay. Alcuni giocano Tekkal. Attualmente, secondo me, ragà, Tekkal è forte solo e esclusivamente in un eventuale mirror, perché vi permette di andare sopra di HP sopra i 25 abbondantemente. Ma mi è capitato di vincere mirror in cui il mio avversario era Tekkal, io no, perché ho gestito meglio il mazzo, quindi alla fin fine. L'unica carta che veramente è sotto osservazione, cioè che io vorrei inserire nel mazzo, che secondo me è molto forte,
Però attualmente non riesco a trovargli lo slot. Lo vedo troppo corto, mazzo. Mi ha dato troppe soddisfazioni queste settimane. Non vorrei cambiare nulla. Comunque, sottomissione, raga. Sottomissione è una single removal molto forte in questo mazzo. Molto, molto forte. Quindi potete pensare di inserirla. Io, raga, andrei al gameplay. Purtroppo avrei voluto parlare anche di meno. Ma su sto mazzo, ragazzi, ci stanno tante di quelle cose da dire. Che alla fine sono stato anche veloce. L'ultima cosa che voglio dirvi, intanto, saltiamo una ricerca, raga. E che questo è un mazzo che senza deck tracker è veramente tosta a giocarlo, ragazzi. Il deck tracker vi aiuta tantissimo, tantissimo. Cioè, giocare questo mazzo con il deck tracker e senza cambia veramente tanto. Perché avete delle play molto facilitate. Quando andate a fare l'ente più o meno vedete col tracker con occhio che cosa potete andare a fare. E cambia tantissimo. Magari non vi ricordate con cristallogia quanti drop con uno di forza avete preso. E vi consiglio assolutamente, specialmente nei primi tempi, di giocarlo con il tracker. E infatti, motivo per cui potrei magari anche fare delle giocate non ottimizzate, perché questi giorni veramente l'ho giocato solo con il tracker. Raga, Mage, mi aspetto un Rhino Mage, quindi sicuramente ingegnera per pescare. Potrei pensare di tenere anche tutte e due le ingegnere. Il Pyro io, raga, lo terrei. In realtà terrei tutta questa mano. Forse potrei togliere un'ingegnera per cercare la cristallogia. Il Pyro, raga, io lo terrei sempre perché comunque è una carta chiave per rimuovere board ai nemici. Lo volete sempre cercare a un certo punto della partita. Quindi secondo me ci può stare tenerlo al Mulligan. In alternativa possiamo togliere tutto e tenerci una novizia. Questo è uno dei classici Mulligan che secondo me come fate non sbagliate. Diciamo così. Io comunque lo terrei perché non voglio rischiare di non pescarlo. Tolgo una novizia, raga, voglio cercare la cristallogia. Che veramente, specialmente adesso che siamo di coin. Raga, il discorso coin un giorno mi piacerebbe farlo. Secondo me sposta veramente tantissimi mazzi attualmente del meta. Ed è un discorso molto particolare, soprattutto dal nerf dei drop a 1. Cioè, chi parte per primo, raga, attualmente non è più avvantaggiato su Hearthstone. Quindi, secondo me dovrebbero intervenire per il coin. È troppo un vantaggio avere coin e una carta in più in mano. Immaginatevi io che sono un combo deck, adesso stavo con il coin e una carta in più in mano, una carta in più pescata, quindi una carta in meno da pescare per la combo. Qui, raga, ho top deckato e lo gioco in curva tranquillamente perché ho poche carte in mano e non ho nessun'altra play da fare. Sulla carta lui non ha tantissimi modi di curarsi, quindi possiamo vincere tranquillamente. Forse anche solo con una combo. Ci basterebbe fare una combo e Zeris, probabilmente. Qui arriva Spadone. Arriva Spadone. Avrei voluto pescare carte con lui. Avrei voluto pescare carte, ma non posso, non posso. Sto pensando se posso rimuovere quel Vade. Potrei fare 4 danni. Risolverei poco. Io, raga, qua andrei a pescare. Addirittura io pescherei Sentiero dovrei facendomi 3 seguire. danni sull'accolito. Perché, raga, questo matchup lo vinciamo di combo. Quindi vogliamo pescare il più velocemente possibile. Ovviamente vado faccia e mi sparo quindi 3 danni sul mio accolito andando a pescare il 2 in questo modo. Penso che sia la play più bella che potevamo fare. Sì, amico mio, ne riparleremo a fine partita quando ho pescato tutto il mazzo. Carlo il mio Jorg. Sarebbe un vero peccato se tu, Jorg, non potessi fare più coin Galaxy, vero? Sarebbe un vero peccato. Raga, qua vado a fare Spadone prima di subito perché è vero che lui magari non c'è neanche tanta value luna di turno 5, però abbiamo un bel trading board. Perché lasciarglielo? Il prossimo turno, raga, vado a fare sicuramente lente. E vi stavo dicendo, raga, questo è un matchup che si potrebbe vincere con una sola combo, quindi più Zephyrs. Lui qua ha giocato Zephyrs subito per spaccarci l'arma, probabilmente. Play che mi fa veramente schifo. Però, contento lui. Noi andiamo a fare lente. Nel dubbio facciamo quella top deckata. Non ha senso, raga, fare Pyromante. Lente, farei solamente un danno e non risolverei la board. Vediamo se riesco a pescare magari una Consecration. Qualcosa che. Ok. Costo di mana è rimasto uguale. Potrei andarmi a pescare due. Con cristallogia c'ho ancora. Che c'ho nel mazzo? C'ho una novizia. E basta. Ecco, raga, qui in questo momento il tracker ci avrebbe aiutato tantissimo. Non vorrei sbagliarmi, ma penso che nel mazzo abbiamo solamente una novizia. Quindi non vado in overdraw. Posso giocare tranquillamente
La spella 1 invece ci abbiamo Danos, vedete, me l'ero scordato. Comunque, raga, avevo fatto una play safe. Perché? Perché nel caso in cui mi fossi scordato di avere Danos, di avere la seconda pescata, posso giocare l'arciera elfica. Io lo farei su Zephyrus, perché vorrei togliergli Zephyrus. Non vorrei magari che giocasse Barista e si riprendesse in mano Zephyrus. Non mi piacerebbe per niente come giocata. Coin Siamat, probabilmente. Coin Galaxy. Questa non è bella. Questa non è bella, vediamo se lui fa il value trade. No, lui non gliene importa niente del value trade. Non gliene importa niente. Allora, qua, raga, ho diverse giocate adesso. Ho 13 carte nel mazzo. A questo punto, raga, lui potrebbe diventare pericolosissimo. Veramente pericolosissimo. Ma io comunque devo rimuovergli questa board. Quindi il piromante qua, raga, lo devo investire. Perché altrimenti i danni non me ne posso permettere di prendere. Specialmente adesso che ha fatto Galaxy. Quindi i suoi minion costeranno 1. Potrei fare Piromante e Ira Sacrafaccia. Perché, come vi ho detto prima, Che cosa farebbe dovrebbe Dante? bastarci un'ira sacra sola e pescare allo stesso tempo. Oppure potrei fare Piromante Lente. Però il problema è che con Piromante Lente l'alternativa è fare Piromante pausa dopo che ho fatto il trade. E giocarmi magari una novizia, quindi io farei così. Mi Dritta sul bersaglio. piace molto di più questa play. Giochiamo pausa. Perché? Perché Ira Sacra non sono ancora sicuro al 100% di poter permettermi di perderla. È meglio in questa circostanza fare giocarmi la spell, giocarmi la pausa. Raga, ve l'ho detto prima, la pausa è importantissima, quindi sicuramente potevo anche non giocarla qua, però Ira Sacra potrebbe servirmi la seconda Ira Sacra. Qua penso di partire di lente, perché pesco 2, vado a 10, nella peggiore di ipotesi sparo una Consecration a caso, o volendo posso giocare Thanos. Quindi vediamo che cosa pesco. Ok, Consecration a 2. Potrei anche pensare di fare Thanos Consecration a 2. Perché, ragazzi, gli faccio 3 danni. Mi rimuovo carte dalla mano e soprattutto sconto la nostra Shirvalla. In questa partita potrebbe servirci ad un certo punto fare Shirvalla in trade. Raga, il problema qual è adesso? Che lui ha fatto Galaxy. Ecco qual è il problema. Che lui adesso è il vecchio Mage Brenerf. Quindi adesso lui ci fa angherie. Noi comunque ci teniamo sempre il nostro raggio riduttore, che può essere utile contro di lui. Cosa ha fatto lui? Cioè, lui ha fatto la conjurer a caso. Gli ha preso il suo minion. Ok, interessante. Bel mazzo, raga. Mi era mancato in. Mi era mancato tantissimo. Veramente tanto. In realtà non mi era mancato, però. Non mi era mancato proprio per niente. E qua, raga, lui potrebbe avere una consecration. Cioè, potrebbe avere un counterspell. Io giocherei Equality adesso. Nel caso in cui non è un counterspell, posso fare Consecration. Nel caso sia un counterspell, posso fare Raggio Riduttore. Comunque lui nel dubbio ha trovato la cura. Ok, counterspell, quindi giustamente non avevamo nessun dubbio che trovasse la carta giusta, vabbè, raga. Mi era mancato per niente sto mazzo, ma proprio per niente. Lui, la cosa positiva è che lui non può fare board. Speriamo non trova un altro segreto, ma figuriamoci. Figuriamoci se non trova un altro segreto, raga. Figuriamoci. Figuriamoci. Si è pingato la 1-1, mi è sembrato. Cioè, vedete, raga, la Galaxy quanto sposta. Cioè, come poteva. È a 7. E lui l'ha fatta lentissima a turno 7. Come poteva essere accettabile una cosa che costava 5? Pazzesco. Raga, io inizierei così: farei Piromante. Ci facciamo anche Kangor volendo. E ci curiamo. Qua ci dobbiamo curare per forza. Quindi farei Piromante. Kangor. Ci curiamo di 8. Se è un'altra counterspell. E basta. Se è un'altra counterspell, raga, facciamo la Consec. Però capite, raga, che non si può giocare in queste condizioni.
Ora rischiamo la Lethal? No, perché? Ok, abbiamo risolto tutto. Lui non dovrebbe avere Lethal perché Zephyr se l'ha giocato, però capite che abbiamo 6 carte nel mazzo, capite che ci sta mettendo in grossa difficoltà. Peraltro noi non possiamo attivare Zephyr, mi è sembrato, quindi abbiamo ancora qualcosa in doppia copia. Io non so esattamente che cosa sia. Ok. Che non è ok, però. Ah, è andato a faccia. Quindi lui mi ha lasciato il 3. Lui è proprio. Cioè, vedete, raga, la carta OP. Ok, Zephyr se ce l'ho attivabile. Qua, raga, devo giocarmi Shirvalla. Quindi fare un trade di questo tipo. Fare Shirvalla a 0. Ira Sacra, raga, io non mi ricordo se l'ho giocata a questo punto, raga, non mi ricordo niente. Però se non sbaglio l'Ira Sacra me la so tenuta. Quindi in realtà potrei anche azzardare l'Ira Sacra. Comunque, raga, sicuramente questa è la play. Quindi fate Shirvalla. Ci andiamo a curare di 7. Abbiamo 5 carte nel mazzo. Ributtiamo la nostra Shirvalla dentro. Quindi comunque ci teniamo la combo. E possiamo andare a pescare con l'Ira Sacra. Ok, ovviamente non sarebbe mai successo me nella vita che pescavo con 6 carte Shirvalla. Andiamo a fare la cristologia, che non ci fa niente. Lui adesso comunque ci deve risolvere Shirvalla. Ok, palla di fuoco la fa lì, va benissimo. Noi abbiamo comunque Zephyr per i danni che ci mancano. Raga, io non mi ricordo se lui c'ha. Non mi ricordo se lui c'ha la Conjurer o l'ha giocata tutte e due. Perché con la Conjurer potrebbe curarsi. Ok. Raga, un'altra cosa importante. Io adesso con le ultime carte ho l'altra Ira Sacra, Shirvalla. Se Shirvalla rimane ovviamente l'ultima carta, basta fare Ira Sacra. Io non mi ricordo per niente, raga, le carte che stanno dentro. E questo è il male, raga, quando io vi dico che il deck tracker, allenarsi senza deck tracker è importante. Perché poi quando non c'è il deck tracker avete problemi di memoria. Comunque, ci teniamo ovviamente il raggio riduttore nel caso lui dovesse fare qualche power turn pazzesco, anche se con 4 carte in mano io non penso che lui possa farlo. Siamo a 3 carte left della combo e nel mazzo abbiamo sicuramente Ira Sacra, a meno che non sono ubriaco e l'ho giocata senza ricordarmelo. Shirvalla e non ho la più pallida, forse il secondo spadone di Argento. Quindi in questo momento di rimandare lui a 30 ci interessa poco, perché Zephyr comunque ci darebbe quei 5 danni. Lui ha usato Ziggax, gli rimane all'Extrasa per curarsi. Potrebbe fare all'Extrasa dopo che gli facciamo i 25 danni. Però la bravura nostra qual è, ragazzi? Settarci una board il turno in cui facciamo la combo, e quindi giochiamo Shirvalla, mettiamo 2 Shirvalla in campo e lui deve risolvere la board. E questa è la vera forza. Lui addirittura qua fa il rompicapo, perché lui è proprio... non sa, non ha la più pallida idea di cosa fare. Bravo, attenzione, si è mandato a 25. Continua a farti danni? No, no a me. Vabbè, una testa si può stare. Ma qual è la probabilità che escono? Ah, si è curato faccia. Giusto. Ovviamente questo andrà sul 2-2 per prendere il demone, risolve la mia board. Sì, tutto normale come sempre. Ma sì, guadagniamo altre puntita. Mai che si poteva uccidere il pezzo. Sarebbe mai potuto succedere. Sarebbe mai potuto succedere. Questo regalo dobbiamo togliere per forza. Quindi facciamo raggio riduttore, spadone di veragento. Raga, mo il colmo sarebbe che io mi sono giocato lì la senza ricordarlo. Non ci interessa. A me in questo caso mi interessa fare il trade per impedirgli di pescare carta a questo punto della partita. Se io pesco Ira Sacra, c'ho Shirvalla la scard. Ma nel caso succeda questo, io che cosa faccio, raga? Cioè, nel caso non sia Shirvalla l'ultima carta, ovviamente lui trova il tanto. Non è giusto. Va bene. Va benissimo. Io posso fare pausa. Quindi Shirvalla non è l'ultima carta. Io spero, raga, che l'ultima carta sia Ira Sacra. Lo spero vivamente. Andiamo a fare pausa. Ragazzi, ricordatevi sempre di fare pausa prima di fare il trade. In questo caso diventiamo immuni. Lui che guadagna 3 ci interessa poco.
Cambia a mettere il minion. Secondo me io lo posso mettere, perché comunque lo costringo a fare un trade. Raga, vediamo se ci tira sacro la scala. A questo punto non sono sicuro di niente, perché a furia di chiacchierare, a furia di giocare senza dagger, non c'ho manco sta sicurezza. Ok, almeno non ho fatto un misplay di questo tipo. Adesso, raga, la scelta qual è? Io posso giocare a due scirvalle, il problema è che le scirvalle mi si devono schiantare. Le scirvalle mi si schiantano entrambe sul 2-5, però è vero pure che io guadagno 14 HP, quindi andrei a 24. Lui potrebbe farmi 12 danni. No, dovrei essere safe. In teoria. Andiamo a fare il 3. Andiamo a fare la nostra combo. L'unica cosa che adesso potrebbe salvarlo è semplicemente. Servitore ha già attaccato. E semplicemente questa è la combo, raga, per chi non la conoscesse, quindi rimettersi Scirvalla nel mazzo e sparare 25 danni. Ecco perché vi dico che spesso in fighter non è una combo ATK, però questo turno è talmente forte che noi comunque ci andiamo a 24. Posso fare Hero Power e lui sta a 5, raga. Noi siamo sempre lethal a meno che lui non fa l'Extrasa. Se fa l'Extrasa a umana è un problema. Ecco, l'extrasa umana è un problema perché può fare altre cose. Raga, la galassia è sbagliata, punto. Non è un costo di mana, anche se fosse costata 10. È una carta sbagliata. È una carta sbagliata. Non vinceremo più perché lui c'ha un doppio trade. Ok. Cioè, capite che lui ha fatto Flame Strike nello stesso turno in cui fa l'extrasa. Il motivo per cui cambia Galaxy, cambia il mondo di questo mazzo. Non c'è niente da cui pensare. Lui avrebbe fatto all'Extrasa, a me sarebbero rimasti dei danni in board. A questo punto, raga, vi faccio vedere che comunque Zephyrus può essere utile per fare distorsione. Però noi abbiamo perso. Niente, la Galaxy ci continua a perseguitare anche dopo il nerf. Questo è un matchup, raga, che senza Galaxy lui non vince mai nella vita. Proprio mai. Impossibile. Cioè, voi potete pure avere tutte le carte più forti nelle ultime 15. Senza la Galaxy, questo matchup Mage non lo vince mai. Su questo, raga, potete stare sicuri. Andiamo alla prossima. Raga, matchup positivi e negativi del mazzo. Tendenzialmente, i matchup negativi quali sono? Sono contro il Warrior, che riesce a farsi un armor sopra ai 60 HP, 65, con roba del genere. Quest Shaman ci dà parecchio fastidio, non è imbattibile. Quest Shaman non è imbattibile, ma ci dà parecchio fastidio. E sicuramente sarà Quest Shaman. Possiamo batterlo, quindi non è un matchup impossibile. Però ci dà fastidio perché, raga? Perché lui fa sempre tante board continue. E quindi gestire. Non abbiamo così tante AOE. Noi abbiamo delle AOE mirate che dobbiamo gestirci bene. E contro Shaman ancora meglio. Ci dobbiamo gestire. Gli altri matchup, raga, ci fa la valene fortissimo. Quest Druid lo massacrate. Comunque state sopra. A meno che lui non gioca talmente tanto bene da riuscire a farsi gli ululati da 10 di armor. È difficilissimo, raga, perché noi siamo più veloci di lui a pescare. Bomb Warrior, ragazzi, ci dà parecchio fastidio. Perché? Perché noi dobbiamo pescare per fare la combo. Lui ci mette le bombe nel mazzo e ci impedisce di fare la combo. Raga, qua ci teniamo intanto Ingegnere Novizia. Il resto non rischiamo tutto. Cerchiamo sempre la cristallogia, ragazzi. Ci fa pescare due carte. È la carta migliore che possiamo trovare. Lui si è tenuto la prima carta, sicuramente sarà questo Shaman. Raga, quando avete la combo in mano, possiamo anche permetterci di millarci. Quindi di pescare al costo di millarci. Quindi, per esempio, se pesco anche. Questo è un matchup che tendenzialmente un'ira sacra basta. Quindi potremmo usarla una per pescare. Tendenzialmente possiamo anche azzardare e forzare le pescate, quindi andare in overdraw con Colito, andare in overdraw con l'ente. Lui nel frattempo c'ha la Nuzz Star. Tendenzialmente questo è. Noi qua andiamo a pescare. Dobbiamo gestirci bene. Qua, raga, il piromante è fondamentale. È fondamentale il doppio raggio riduttore, la consacration, sono tutte carte chiave contro di lui. Meno ci riesce a mettere difficoltà. E prima riusciamo a pescare, raga, a completare la nostra combo. Io, raga, qua toglierei sicuramente il totem. Sicuramente è troppo fastidioso, quindi vado a fare con spadone. Non voglio dargli troppi HR.
Non vi nego che vedere un piromante mi farebbe tanto piacere. Dobbiamo cercare il più possibile di non fargli overextendere board per cercare di rallentare il più possibile la power play del suo mazzo, che è il 3-4, il Mogu più l'Evolve. Quindi più gli rallentiamo quella play, quindi noi magari cerchiamo, ci troviamo il nostro raggio riduttore, carte che lo counterano, e più siamo messi bene. Ovviamente qui il top deck di Consecration sarebbe qualcosa di meraviglioso. Io semplicemente andrei a pescare Tradale. Quindi andiamo a fare martello. In realtà potrei anche fare lente qua. È una giocata un po' più greedy, ma la lente potrebbe darmi dei risvolti fortissimi. Quindi questa già è una scelta, raga, che potrebbe decidere la partita. Fare martello dell'ira, magari doppio trade oppure un trade solo. Lente. Io qua, raga, decido di giocare lente perché so quanto è forte questa play. Trovare per esempio un raggio riduttore a 1 e pescare, raga, fondamentale. Ovviamente non andrò a tradare perché non ha senso. Meglio tenermi la spada per qualche trade più importante. Mi piacerebbe tantissimo vedere il piromante. Il 3-4 adesso costa 2, quindi potrebbe giocarlo. Vediamo se ce l'ha. Se non ce l'ha mi farebbe un grosso piacere. Con quella pescata di 2 che ho fatto, raga, sicuramente ho avvicinato magari la possibilità di trovare una consecration. Potrei fare due trade, raga. Potrei pensare di fare arciera su 2-1 e trade di 2-3 per togliergli un po' di board e curarmi di 2. Non mi dispiace. Che cosa farebbe Uther? Oppure potrei giocare accolito, pescare con lampo di luce, tradare la 2-3. Anche questa giocata non mi dispiace. Lui potrebbe mandarmi in overdraw, ma come vi ho detto prima, raga, praticamente abbiamo la combo, ci manca un banchiere. Non dovrebbe essere un problema. È una giocata che non mi dispiace. Quindi andiamo a pescare, andiamo a mettere accolito, andiamo a trattare la 2-3. Anche se lui mi volesse provare a mandare in overdraw, abbiamo comunque Shirvalla e Olivrat. Dovrebbe veramente millarci due carte e due banchieri per toglierci la combo. Saremmo sfortunatissimi. E se ciò non accadesse, comunque ci fa pescare 3 e andava benissimo. Mi piacerebbe pescare il piromante. Oh, anche la consecration veramente mi avrebbe fatto molto piacere. Vediamo che cosa fa lui. Arriva il Mogu, quindi decide di farci pescare solo uno probabilmente. No, prova a mandarci un overdraw. Ok, la mia connessione sta male. Arriva la consec, arriva le quality. Ok, no banchiere, va bene la novizia. Speriamo di non millarci il piromante. Ok, questa cura non mi è piaciuta. Questa cura da parte sua non mi è piaciuta perché la Vespa gli sarebbe potuta servire più in là. Però ci sta pure per aggrarmi. Ovviamente abbiamo scartato un banchiere, quindi adesso abbiamo un banchiere solo, non possiamo millarci più. Qua, raga, semplicemente, cioè semplicemente ho diverse giocate in realtà. Ho diverse giocate. Potrei fare board clear, non mi fa impazzire. Però è vero pure che non ho tantissime altre giocate. Qui se avessi avuto Thanos, raga, era fortissimo, perché rimuovo praticamente tutto lasciando lui a 1. In realtà neanche così forte. Potrei fare martello dell'ira qua. Il problema, raga, è che non ho nient'altro da giocare. Questa cosa non mi piace affatto. Potrei fare pausa, sperando che lui overextenda a board e fare una rimozione dopo, quindi guadagnare un turno. Ci sta, anche se mi sarebbe piaciuto fare pausa in concomitanza di martello, quindi pescarmi una carta e fare pausa. Ci sta, raga, ci sta secondo me fare pausa. Metto pure board, prendiamo un turno, raga. Non mi piace per niente, ci scontiamo comunque Shirvalla. Non mi piace tirarla adesso, vabbè. Preferisco tirare una pausa adesso, sperare che lui overextenda board, sperare di pescare il piromante magari. Vediamo che cosa fa lui. Fa Jimmy. Ok, Jimmy viene forte. Piromante viene a me. No, arriva un'altra pausa. Qua, raga, però non c'ho più scuse, nel senso che devo fare. Piromante non arriva, raga. Fa 12 carte left, doppio piromante. Potrei fare la giocata che ho detto prima, cioè nel senso martello dell'ira, pescare e fare l'altra pausa. Però poi, raga, finiamo le pause, potrebbe essere una play bruttina.
L'alternativa è fare raggio riduttore con Sacration. Abbiamo comunque Cosa Quality in farebbe mano. Uther? Ci potrebbe stare, raga. Ci potrebbe fa stare fare raggio riduttore con Sacration. Sono 5 mana. Ci rimarrebbe anche il mana per fare Hero Power. Comunque abbiamo le Quality, che nel momento in cui peschiamo Piromante o qualsiasi altra carta per scombare, ci va bene. Lui non ci mette pressione, ma raga, tirare la seconda pausa qua non mi piace. Qua non mi piace affatto. Questo, vi ripeto, raga, questo è un matchup non impossibile ma complicato, perché lui dà un fastidio, fa sempre board, anche se le board non sono così grandi. Comunque lui qui ha settato 3, 4, 5, ha settato 6 danni, non sono pochi. Raga, noi abbiamo un solo banchiere, quindi sicuramente potresti fare Ira Sacra. Però preferisco fare Martello dell'Ira. Io farei Martello dell'Ira qua. Vediamo che cosa peschiamo. Piromante non esce. Potrei fare. Allora, raga, il discorso che ho detto prima. Adesso abbiamo la combo in mano. Non c'è niente che mi possa millare di veramente importante. Io qua forzerei. Forzerei la lente, quindi anche a costo di millarci. Ma dobbiamo, raga, cercare di scombare il più velocemente possibile. Avrei anche potuto togliere uno scudo divino. Probabilmente sarebbe stato anche meglio di togliergli un danno. Non abbiamo paura di millarci. Non so che carta ci manchi per questo lacche che fa 4 danni. Questi sono danni. Forse Kangor, raga. Kangor è un pezzo che potrebbe dare fastidio millarci. Ma sicuramente, raga, dovevo traddare scudo divino. Questo è forte. Questo è fortissimo, raga. Questo è fortissimo perché lui trova un burst pazzesco. Questo è veramente forte. Spero di non millare Kangor. Diamo almeno una gioia. Ok, spada non accetto. Zephyrus non può essere attivato, quindi c'è qualcosa in doppia cove nelle ultime 7. Che cos'è? Questa è una bella domanda. La lettera l'abbiamo giocata, l'era sacra l'abbiamo presa, la consac l'abbiamo presa. Raggio riduttore c'è, questa l'abbiamo presa. Che roba c'è? Fondo al deck. Cristallogia forse? Se non sbaglio, cristallogia non l'abbiamo pescata per niente. Allora, raga, qua possiamo andare a fare Equality adesso. Pyro. Pescata. Oppure pausa. Forse è meglio pausa. È meglio cercare Kangor, raga. Meglio aspettare Kangor. Sì. Meglio aspettare Kangor, curarci di più e sfruttarlo anche insieme a Shirvalla. È tosto, raga, sto matchup, ve l'ho detto. Lui ha sia burst dalla mano e board costanti. Lui è proprio fastidioso. De dobbiamo pescare un pochino meglio noi per vincere sto matchup. Non è un matchup però impossibile, ma sicuramente è fastidiosissimo. Se non sbaglio abbiamo due cristallogie. Potremmo anche trovare il nostro Kangor, non mi dispiacerebbe. Invece arriva il Pyro. Arriva il Pyro, la cristallogia non arriva. 5, 6, 7, 8, 9. Qua penso che l'unica giocata da fare sia questa. Quindi facciamo Pyro. Ci andiamo a pescare una carta. Vediamo se riesco a rimuovere board. No, è arrivato Thanos. E ci dobbiamo curare. Ci dobbiamo curare. Potrebbe non bastare. Cioè, lui potrebbe avere Lethal. Ma non posso giocare a Shirvalla, raga. Non posso giocare a Shirvalla. Comunque, nelle ultime 4 carte abbiamo due cristallogie, quindi non posso attivare Zeresk. Capite bene che, raga, tutto il reset che vi ho decantato all'inizio partita, praticamente il gioco mi se lo sta rimangiando. Ma state vedendo perché sto pescando semplicemente malissimo. Lui, ovviamente, ha trovato i lacchè che fanno 2 danni con Barista in mano. Contento tu, amico mio. Ah, pure il BM. Interessante. Contento tu, Maghi, contento tutti. Ah, lui proprio mi ha BMato. Cioè, nel senso che mi ha lasciato vivo. Ma sei serio?
l'altro ho tre carte left, raga, non riesco a attivare. Zeves è qualcosa di meraviglioso. Raga, questo tizio lo vorrei punire tantissimo. Vediamo se il gioco mi dà una gioia, per una volta. Pazzesco questo tizio, pazzo scatenato in maglino. Pazzo scatenato. Intanto qua, ragazzi, andiamo a quella di 14. Quindi andiamo a Feltrade. Ci curiamo di 14, vedete quanto è forte col Kangor. Devo fare la combo per forza. E vediamo se vinco questo 25% mandandolo a 3. Peraltro se pesco Shirvalla mi curerei anche di... Attenzione, ma che chi? Occhio! Ci curiamo di 14, ci torniamo a 29. Ma Kiki, volevi fare lo svelto? Volevi fare lo svelto e ti è andata male, 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 amico mio. Ti è andata male, male, Saluti a male. Perché te. adesso si suppone che pescherò... come si chiama? Che pescherò questa logia. Ok. Ma Kiki si è... Ah, ma Kiki ne aveva anche un altro in mano, quindi guardate che BM che mi ha fatto. In realtà, raga, non ho vinto ancora. In realtà non ho vinto perché lui potrebbe avere Ciccia Zappa in mano. Lui Ciccia Zappa non lo può giocare. Oh, ragazzi, Zephyrus finalmente, incredibile, alla buon'ora. Andiamoci a prendere... Ragazzi, se faccio Thanos non basta, quindi Thanos più Zephyrus massimo mi dà... Una palla di fuoco da 7, quindi no, ma devo prendere la pirosfera. Devo Cosa farebbe prendere la Uther? pirosfera. Devo Raga, questo se mi si riprende in mano la Vespa ho perso. Ho perso malamente. Che sentiero Ogni suo dov'è? desiderio ha un Vabbè, suo non c'ho altre fine. giocate, devo prendere la Pyro per forza. Devo prendere la Pyro, oppure Geddon che dice nella sua vita? Di tutti i giorni, niente. Devo prendere la Pyro e sperare che lui non abbia... Agire in fretta. Facciamo pure raggio riduttore. Thanos non ha senso farlo, raga. Peraltro qual è l'ultima mia carta? Non lo so. Vabbè, facciamo Thanos, raga. Mi ricordo qual è l'ultima carta, mettiamo un pezzo in bordo. Ragazzi, non ha Ciccia Zappa. No, mi dite il top deck di Ciccia Zappa che impazzisco. Impazzisco, una partita del genere lo devi punire, per carità del cielo. Che cos'è le... Che cos'è lui? Che cos'è il vincolo sabbia? Che cos'è? Mica, sei riuscito a perdere questa partita, veramente? Cosa sta succedendo? Mi dispiace, ma Kiki. È un vero peccato. Un vero peccato, hai provato a BM'are. Invece, hai perso questa partita, ragazzi. Questa è la giustizia. Questo perché lui non conosce la forza dello Shirvalla Paladin. Cioè, non sa. Lui pensava, oddio, un banchiere è andato. Può avere una sola combo. Ragazzi, una soddisfazione a vincere questa partita che voi non potete capire. Non potete capire che soddisfazione. Raga, vi ho fatto vedere il mazzo, è un mazzo super tecnico. È veramente, ma a parte tutti gli scherzi, a parte il BM di Makiki che è un pazzo scatenato. È un mazzo veramente difficile, soprattutto da giocare senza Tracker e in live, mentre magari cerco di spiegarvi le cose. Perché veramente dovete stare concentrati a tutte le giocate, ma vi assicuro che è uno di quei mazzi che quando lo imparate bene, oltre che ad avere grandi win rate, quindi il mazzo risponde alla skill del giocatore. Alla lunga ovviamente ci stanno sempre ragazzi le giornate storte che vanno male, non prendetele in considerazione, ma alla lunga otterrete sempre dei risultati e vi assicuro raga che questo è uno di quei mazzi che a fine giornata, a fine partita, a fine sessione raga vi dà una soddisfazione pazzesca veramente nella vittoria. Raga, spero che il video vi sia piaciuto, fatemi sapere se volete che ci faccia una videoguida. Ovviamente più dettagliato, dove sto più concentrato turno per turno a spiegarvi tutto. E niente, lasciate un like, iscrivetevi al canale dello Zio Marot, raga, road to 1000 iscritti. Ci becchiamo con il prossimo video dello zio sul tubo, ragazzi.